tanto che qualche mese più tardi, il 12 settembre 1853, scrive di nuovo a Mazzetti, sostenendo che il De Rossi si fosse recato di soppiatto a Firenze al fine di raggiungere i chiusi per visitare la catacomba di Santa Caterina. E aggiunge, qui cito, per sua regola l'Alberto che costui è uno dei compositori del cimitero dei chiusi e fa la guerra. Se tornassi indietro non rifarei l'archeologo cristiano. Così ieri pomeriggio si è concluso il convegno per il bicentenario di Giovanni Battista De Rossi. Nelle due giornate del 23 e 24 febbraio si sono svolte conferenze, allestimenti museali molto importanti che hanno in qualche modo richiamato l'attenzione verso questo personaggio che ha dato lustro nella Roma dell'Ottocento nella disciplina dell'archeologia cristiana. E con questa frase di conclusione, appunto, che ha suscitato anche una certa ilarità in qualche modo, proviene un po', ecco, diciamo, quello che emerge da tutte le sue fatiche, da tutti i suoi sforzi, che appunto molto probabilmente se fosse tornato indietro nel tempo non avrebbe mai ripreso a svolgere queste attività. Ma è anche vero che senza De Rossi tutto ciò che riguarda la Roma antica, la Roma cristiana delle origini, non sarebbe mai emersa. Tutte le strepitose catacombe con le loro pitture e tutti gli studi che chiaramente con De Rossi in poi ci sono stati, comunque la svolta principale che questa figura ha dato proprio in quest'ambito. E senza di lui oggi quindi tanti archeologi non sarebbero appunto neanche qui formati appunto con i suoi insegnamenti, le sue ricerche e i suoi studi. Come vedete, ecco, questa bellissima locandina realizzata appunto per l'evento, che in realtà non si è concluso con la giornata del 23 e 24 febbraio, ma anzi sono qui per ricordarvi proprio che dal 18 marzo in poi ci saranno tutta un'altra serie di eventi e iniziative sempre per il bicentenario De Rossi. Sul sito Catacombe Italia, di cui vi lascerò il link sotto al video, troverete infatti tutte le visite guidate previste proprio per ricordare ancora di più il De Rossi, la Roma soprattutto del De Rossi, attraverso queste visite guidate. E partiranno proprio dal 18 marzo con la prima visita al Palazzo e alla Fondazione Caetani. Sarà possibile prenotarsi da Eventbrite, con una possibilità anche di scelta nelle turnazioni, 14.30, 15.30 di un'ora, 16.17 l'altra. E successivamente ci saranno tutta un'altra serie di eventi, fra cui il 9 aprile visita guidata alle catacombe di Domitilla, 28 maggio la conferenza del Monsignor Stefan Hyde, 11 giugno e 22 ottobre visite alle catacombe di Callisto e di Priscilla, il 24 settembre la visita alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo, il 12 novembre visita al Collegio Romano e infine il 12 dicembre verranno presentati gli atti del convegno che si sono svolte in queste due giornate. Si è parlato molto di De Rossi come studioso, come personaggio in vista anche nel mondo, tant'è vero che ci sono state relazioni molto interessanti proprio sulle relazioni che De Rossi ebbe con diverse nazionalità e soprattutto nel momento che stiamo vivendo di queste guerre che stanno subentrando in questo momento, molto importante è stato il rapporto che De Rossi ebbe per esempio con alcuni studiosi e figure eminenti della Russia. Quindi ecco, un personaggio veramente di spicco che ha dato veramente tanto non solo nell'archeologia ma anche nelle relazioni con il mondo intero. Quindi io volevo appunto ricordarvi questo, di seguire intanto le pagine afferenti a tutta questa serie di eventi e iniziative, quindi il PIAC, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. A breve sul loro canale YouTube verranno pubblicati anche gli estratti dei vari convegni.
delle varie relazioni dei convegni, e sul sito Catacombe Italia invece troverete appunto la possibilità di accedere con i vari link appunto nel prenotarvi per le diverse giornate. Molto importante che volevo ricordarvi che sarà possibile prenotarsi un mese prima rispetto alla data dell'evento, quindi al momento potrete prenotarvi a quella del 18 marzo e le successive quindi sempre un mese prima. Quindi monitorate bene queste pagine, soprattutto ecco Catacombe Italia lo troverete anche sui social, per cui se avrete necessità o comunque anche per interessi futuri di seguirle su Facebook, Instagram e il canale YouTube. E quindi io con questo mi taccio e spero veramente che approfitterete di quest'anno. Appunto, l'anno scorso è stato l'anno dantesco, quest'anno invece sarà l'anno dei Rossi, quindi viva l'archeologia, viva dei Rossi. E per tutti gli amanti quindi di questi studi, speriamo appunto, spero che appunto ci sia comunque un interesse collettivo che sia appunto comunque aperto a tutti voi, insomma. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo presto con altri video approfondimenti. Mi raccomando, bicentenario De Rossi.